Bella a tutti voi ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon Light Platinum. Allora, è un Pokémon carico e questo non ci interessa. E da un Pokémon carico, però comunque mi sono portato leggermente avanti col gioco. Nel senso che ho allenato Charmander, tanto recupero strumento, e appunto l'ho portato a livello 7 e ha imparato Braciere. Semplicemente. Poi ci sono un paio di cose in più utili da sapere. Che questa ragazzina qua vi regala uno strumento, una pozione max, mentre quest'altro tizio qua, che sembrerebbe un'infermiera Joy, credo, e appunto ci cura la squadra, quindi è utile per questo. Allora, direi, selvatici a parte, di andare appunto avanti. Comunque sì, ragazzi, Bidoof ha il verso di Piplup della quarta genna, quindi sì, lo so, penso che l'avete notato tutti. Poi comunque lì si trovano solamente, almeno io ho trovato solamente Bidoof e Vaporeon. Ora questo Caterpie mandiamo KO subito. Diciamo che intanto Elegid ce l'abbiamo a livello 5, di sfruttare il fatto che Charmander abbia imparato una mossa di tipo fuoco per farlo salire velocemente, più farlo salire di livello, se magari anche lui impara una mossa discreta. Intanto lui ci usa una mossa super figa, cioè noi tanto abbiamo il Braciere, dovremmo riuscire a mandarlo KO. Infatti 64, cioè più di 100 a Pokémon. E intanto però con 64 il Elegid non sale al livello 6, ma ci siamo quasi, eh. Intanto lui ci manda un altro Venipede. Se è così, ogni Venipede che incontriamo ci dà una così tanta esperienza, è una cosa veramente veramente bella, cioè ottima. Ok, altri 64. Intanto Charmander a livello 9, Elegid invece a livello 6. Invece per Caterpie per il momento non faccio niente, perché tanto da poca esperienza, così senza dover perdere troppo tempo. Ok, intanto abbiamo i primi soldi, visto che già abbiamo. Ah, intanto sì, c'ho pure la pietra tuono, che è in una delle due case, diciamo nella, prevalentemente nella casa, quella dove sta di fronte la bambina, e ci ha dato l'esperienza, cioè esperienza, la pozione massima. Tanto abbiamo pozione e ci dà una, appunto, la pietra tuono. Allora, diciamo per il momento non è che vorrei tanto utilizzare Elegid, perché appunto, ah no, però comunque attacco rapido, no, comunque vedete,
comunque, se è vero, attacco rapido abbastanza potente, meglio di graffi o di azione, però. Che poi tra l'altro critica lit ce lo fa ora, non ce lo poteva fare al turno prima, così lo potevamo mandare KO facilmente. Ok, intanto ci manda un PG, che manderei KO molto facilmente. In questo caso, se avessimo avuto una mossa di tipo elettro, sarei stato molto contento. Così l'avrei mandato KO molto più velocemente. Però se diciamo se Erikid sale level 7 intanto e si decide ad attaccare, e se soprattutto se PG la smetti di usarci Turbo Sabbia, ok. Oh, ok, fortuna. Almeno lui ha pure lui ha fallito. Ok, livello 7 per Elegid. E non impara nessuna mossa. Intanto mando Charmeleer, che così con. Ok, anche critical hit, anche se penso che comunque ce l'avrei fatta a mandarlo KO anche senza critical hit. Intanto per questi ultimi Pokémon faccio lo scambio, così vediamo se salendo di livello almeno all'8 riesco a fargli imparare una. Cioè non è che riesco io, riesce a imparare una nuova mossa. Ok, intanto ci utilizza colpo coda. E utilizza anche carica. Così lui si potenzia l'attacco che farà, cioè che non farà, che avrebbe fatto. E nel frattempo mi avrebbe abbassato la difesa, così mi avrebbe fatto un bel danno. Ok, ora c'è Spearow. Direi tranquillamente di provare a utilizzare il stesso Elegid. Ok, ci utilizza Beccata. E si è anche paralizzato grazie a Statico. Devo dire che a parte appunto il fatto che prima a causa di Turbo Sabbia attaccava una volta sì e 50 no, però con statico è ottimo. Ok, non sale a livello 8. Intanto prima di dare cura di qualche cosa, direi di vedere se c'è qualche altra cosa qui. Ok, sì, ci sono altri allenatori. Molto bene. Vediamo se tu ci dai. Ok, lui ci parla di furto e penso che l'MT 76 sia furto. Sì, perché appunto ci parlandoci di furto. Qui non, okay, non ci sono strumenti. Direi di utilizzare subito furto. Poi comunque le Pokéball ce le dà stesso la professoressa, che quindi se uno ci va a riparlare, non ricordo se nel video, cioè nel precedente video ve l'ho fatto vedere. Ok, Starly no, non mi serve perché avendo Charmeleer che si evolve poi in Charizard e quindi diventa un Pokémon fuoco volante, devo ammettere che il tipo volante già ce l'ho. Diciamo io
qualche piccola idea sul, diciamo, su cosa fare, cioè sulla squadra ce l'ho, però sono, diciamo, nella squadra finale, quindi vi chiedo qualche consiglio. Ok, lui intanto utilizza appunto pazienza. Io intanto approfitto per utilizzare il fulmine sguardo, credo che sia, perché se utilizziamo solamente questo tipo di mosse durante la pazienza del proprio avversario, diciamo fallisce, perché perché pazienza agisce in base al tanto livello 8, agisce in base al danno ricevuto, e quindi se utilizza ad esempio fulmine sguardo, ruggito, e comunque non può reagire, cioè non può contrattaccare, quindi non, perché non ha subito nessun danno. Però intanto Caterpie ci attacca, e però viene paralizzato. Intanto Eregi del livello 8 è ancora, non ha ottenuto nessuna, cioè non ha imparato nessuna mossa. Per fortuna che io ho insegnato per il momento furto. Ok, ottimo, intanto ci manda anche Venipede. Come si pronuncia? Venipede o Venipede? Vabbè, nel dubbio, un ottimo Pokémon per fare esperienza. Intanto fallisce anche. Ok, penso Charmeleer salga a livello 10, sì, appunto. Ok, intanto lui ci manda Metapod. Fate visto comunque la chiappamuschi di prima, cioè a livello 4 ci ha dato 64 di esperienza per ogni Pokémon. Invece questo era livello 5 e ci ha dato molta più esperienza, ovvero ce n'ha data 81 per Pokémon, quindi basta un poco per farle, diciamo, per far aumentare l'esperienza da questo Pokémon. Il che è buono, perché ci ha portato vicino al livello 9 per Elekid. Intanto Metapod io lo odio, perché altamente, perché con Arden, non mi ricordo la traduzione che è, qual è, però comunque intanto ce lo fa sempre all'ultimo, il Critical Hit ci dà, diciamo, ci allunga la lotta. Oh, meno male, intanto ci ha imparato una mossa di tipo elettro, che voglio subito andare a testare. Quindi, che è favolosa, letteralmente favolosa, cioè ha mandato KO un Pokémon senza Critical Hit, quindi neanche di debole al tipo. Poi ok, qui c'è questo tizio. Ok, qui parla della TV radio, e troviamo un'altra pozione. Diciamo che gli strumenti che sto trovando per il momento sono molto cioè sono utili solo le pozioni alla fine, perché il latte mumu e la pozione max non è che sono tante o utili, che poi ho sbagliato cosa di tassi, però va bene, perché intanto mi guadagno un po' di esperienza, non dico tantissima, però intanto mi guadagno un minimo di esperienza. Ok, siamo tornati a Central City.
Qui otteniamo un ultra ball addirittura. Quindi diciamo la cosa utile che si può fare è esattamente questa, parlare con le persone. Perché parlando con le persone possiamo ottenere cose molto utili. Perché per esempio se diciamo la città base otteniamo, tutti parlano di Rosella intanto, se nella città base ci hanno dato due strumenti, quindi una pozione max e allo stesso tempo ci hanno dato una pietra tuono, non vero perché qui non ci devono dare altre cose utili. E quindi il consiglio è appunto questo, quindi parlare almeno in questa arca, parlare con tutti. Infatti qui otteniamo moneta amuleto, che ci danno, che praticamente se dato al Pokémon, a un Pokémon, e con quel Pokémon se vince una lotta contro un altro allenatore, ci danno, quell'allenatore ci darà più soldi. Non ci dai nulla. Sì. Ok, questo ci dà, ci dice del prossimo percorso, diciamo, una foresta e dove ci stanno molti Pokémon coleottero, che è utile avere un Pokémon di tipo fuoco. Noi abbiamo lo starter e quindi che è di tipo fuoco e quindi siamo a posto. Poi se lei ci parla di Kaori. Ok, qui c'è il centro Pokémon, intanto faccio giusto una piccola esplorazione. Addirittura ci vuole dare un Pokémon. Io intanto me lo prendo, è pur sempre un Growlithe. Ok. Mi sembra, ma non sono sicuro di aver parlato con tutti. Se mi è sfuggito qualcuno, comunque avvisatemi qui sotto nei commenti. Allora, tanto deposito Growlithe, comunque ce l'ha dato il livello 5. Diciamo per il momento è un buon livello, perché io voglio comunque tenere il Charmeleer come Pokémon di tipo fuoco per il fatto del doppio tipo all'ultima evoluzione. Ok, direi di andare dal professor Oak, che da quel, diciamo, un pochino mi sono spoilerato almeno questa città, non si trova al momento qui, bensì si trova al lago Qued, cioè subito dopo il punto, cioè il percorso che sto percorrendo. Intanto ho trovato una super pozione. Ok, intanto ci manda Grovagunk, che intanto comunque sto perfetto perché diciamo che al momento, appunto ho perfettamente quello che volevo, quindi posso tranquillamente la mossa stabile di tipo elettro. E quindi posso tranquillamente livellare anche Elekid. Ok, intanto Elekid sale a livello 10 e ci sta mandando tutti i Pokémon, a parte Groudon,
tutti i Pokémon in cui la mossa di tipo elettro è super efficace. E quindi meglio di così non mi può andare. Tranne Blizzard, che lui stesso è di tipo elettro. Poi con lui appunto utilizziamo Bracere, che non lo manda KO, però gli facciamo un bel danno e lui ce ne fa praticamente un nullo, perché ci utilizza colpo coda e non fa in tempo ad attaccarci. Poi Spearow, quindi torniamo con Elegid. Diciamo in quest'ultimo, in questa prima fase di gioco è, diciamo, abbastanza semplice scegliere il Pokémon da mandare, perché non è che almeno all'inizio del gioco non ci sono tanti tipi di di Pokémon da trovare, quindi sono sempre quelli. Intanto sto salvando perché quello che vedi lì davanti è un allenatore buggato, letteralmente. Ora infatti partirà la lotta ed è partita subito, stranamente. Allora si vede che probabilmente l'allenatore dopo. Comunque c'è, ho sbagliato mossa per parlare. Comunque c'è un allenatore buggato che ci dà, in cui abbiamo circa 30 secondi di schermo nero prima che appunto che ci attacchi in modo vero, cioè comincia la lotta. Però se potrebbe appunto buggarsi ancora di più e quindi non avrò né in alcun modo non potrò accedere alla lotta se non riavviando l'applicazione. E quindi devo vedere se devo sperare se in questo modo, cioè in questo momento, riesco a utilizzare, cioè a fare la lotta oppure no. Intanto appena finita la lotta vado subito a curarmi, perché comunque mi ha anche avvelenato. E quindi io, che speravo di cavarmela una semplice pozione, invece no, dovrei utilizzare la pozione max per poter appunto curare in questo momento Elegid. Però non mi sembra assolutamente il caso. No, aspetta, la pozione max dà semplicemente tutta la vita, quindi neanche, stavo dicendo una cavolata, neanche da neanche cura lo stato, quella cura la ricarica totale. Quindi avrei fatto anche una cavolata. Ok, intanto Charmander è a livello 11 e ci manda un Pachiriso, e io direi di lasciare Charmander. Lui ci usa, ok, ci usa Ruggito, tanto non ci crea problemi, perché tanto già c'è che abbiamo un attacco bassissimo, un attacco speciale bassissimo. Però comunque ottimo critical hit, però comunque è Bracere di una mossa di tipo speciale, e quindi non c'è nessun problema. Allora, ok, vincere ho vinto, tanto guadagniamo parecchia esperienza. Infatti Charmander ci sale a livello 12, cioè ci ha dato 256 punti esperienza. E direi intanto di andarmi a curare, perché una cosa che detesto è l'avvelenamento di un Pokémon, perché come vedete la grafica fa questi, diciamo,
e si modifica in questo modo per stare. Ok, intanto è andato anche Cappa, non ho fatto in tempo a curarlo. E manda queste cose perché? Per ricordare che il Pokémon avvelenato, almeno questo se non ricordo, fino alla quinta genna, dalla sesta e settima, non, cioè, sto sicuro che la settima non lo fa più, perché infatti anche con Pokémon Let's Go, Pikachu ed Eevee non c'è più questa cosa, perché nella Pokéball succede come ad esempio diciamo la bruciatura, la scottatura, scusate, del Pokémon dentro la Pokéball non ha nessuna, diciamo, non perde nulla. Ok, sì, era lui l'allenatore. E a quanto pare, a parte questo grandissimo bug dei piedi dentro la sabbia, diciamo che si vede che l'hanno ritolto l'ultima versione che hanno pubblicato, cioè quella che ho scaricato. Ora. Ok. Sì, intanto questo è Golda. Se non ricordo male, ok. Fatevi dire il bug. Lui è l'allenatore del Earth Gold e Soul Silver. Però comunque il professor Rock, che ha paura di un Feebas, non si batte in nessun modo. Diciamo che direi che stando qui nelle Pokéball, direi di catturare Feebas. Non perché, per chissà quale motivo, tanto l'ho catturato subito al primo colpo, ma perché comunque Milotic che comunque è un bel Pokémon e potrebbe essere diciamo il Pokémon di Poco che avrò, se non è vera la notizia che ho letto online, nel senso che qui ci danno tutti gli starter, se non ricordo male, dalla prima che abbiamo già avuto, alla quinta genna. Però voglio vedere se fosse vero. Ok, qui otteniamo la pietra idrica, che poi non so se funziona, perché non ricordo male, appunto Feebas si evolve con la pietra idrica, quindi prima evoluzione del gioco. Perché se è vero quello che so, ok, abbiamo lo starter e quindi si evolvono per livello. Però nel caso, già comunque abbiamo, nel caso non fosse così, già abbiamo Milotic all'interno della squadra, quindi ok. Allora, qui che c'è? Non c'è nulla. Ok, allora ragazzi, direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere un bel mi piace. Intanto poi i Pokémon ci sono. Intanto te ne pure metti uno, che è ottimo. Ok, e stavo dicendo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, Twitter e Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti voi. And all the time.